Per Carlo Della Penna, l'assessorato di cui si è più parlato in campagna elettorale. Allora, agricoltura, pesca, turismo e sport. L'ultima delega, insomma, se l'aspettava. Sì, vabbè, me l'aspettavo, me l'auguravo, perché comunque sapete bene quello che a livello sportivo, insomma, abbiamo fatto per la città, però ovviamente questo è un punto di partenza, perché bisognerà lavorare assiduamente con quelle che saranno le realtà sportive della zona, che non comprendono soltanto il calcio. E per ciò che concerne poi il discorso turismo, appunto, riportare Vasto dove merita, anche lì, perché ne abbiamo bisogno e dovremmo cercare di essere in sincronia con gli operatori turistici e commerciali e cercare, appunto, di fare del nostro meglio. Ecco, quali priorità per il turismo? Ormai la stagione è già iniziata. L'unica diciamo particolarità che un po', appunto, ci frena è il discorso approvazione del bilancio, semplicemente perché abbiamo per buona parte di luglio un po' le mani legate, quindi dovremmo cercare di sviluppare quelle che sono le nostre idee nel periodo di agosto, però siamo già partiti con qualche idea e ringrazio, appunto, gli operatori sia del Consorzio di Vasto Marina che di Vasto in Centro per la loro collaborazione proprio riguardo al calendario. E iniziare a partire da subito cercando, appunto, di ridare vita alla città, soprattutto nel periodo estivo.